ragazzi e bentornati nella seconda parte della puntata. È arrivato il momento, cara Giada. Quale momento? Il momento in cui prima ti sorprendo e poi ti stendo. È arrivato il momento della sfida con i collezionabili. Alto Gianni, aspetta. Scusami, non è adesso il momento della sfida con i collezionabili? Sì, è il momento, però questa volta non riuscirai a fare tutti i tuoi trucchetti, perché sarò prima io a farli. Guarda qui. Giada, ma cosa sei diventata, un albero? No, ho invocato il potere della natura, che è mia amica, e adesso ho il potere del quadrifoglio! Ah, ho capito, anch'io lo facevo da piccolino con gli amici. Prendevamo e facevamo mamma, non mamma, mamma, non mamma, a volte funzionava. Gianni, non sei simpatico, queste non sono margherite, sono quadrifogli. Va bene, sono quadrifogli, quindi? E non fai mamma o non mamma con i quadrifogli. Va bene, quindi? Quindi spero che questa volta finalmente la fortuna sarà dalla mia parte. Ma perché vuoi perdere sempre, Giada? No, adesso vedrai che vinco, conciata così. Vai, giochiamo. Vedremo. Allora, quadrifoglia, scegli. Io prendo questo qua. Questa. L'odore della vittoria. Vediamo un po'. Che bello, che bello, che bello. Ma ti dico subito che ho trovato un bellissimo Avok. Io ho trovato Diakos. Ok, allora. Sulla card ho il numero 7. Sulla card ho il numero 6. Sotto il piede. Inizio tu. No, inizio tu. Sotto il piede ho il numero 2. Quindi 6 più 2, 8. Va bene, Giada, mi tocca. Io sotto il piede ho il numero 4. Non è giusto! Vinco ma sempre! Ma perché se tu ti travesti vince io no? Vinco sempre! No, mi hai chiesto, non è giusto! Mi sono travestita, è la fortuna, è tutto quanto! Mi hai chiesto un consiglio sul tuo travestimento? No! No, questi sono i risultati, che perdi? Dai, vabbè, andiamo avanti, che è meglio. Ora è arrivato il momento del disegno garmitico! Però, prima di farvi vedere i disegni che ci sono arrivati, vi chiediamo di disegnare a occhi. Non dovete assolutamente dimenticare il suo scudo di luce. Vi basterà fare una foto e inviarla a info@giochipreziosi.it. Allora, io so che insieme a questi disegni che ci sono arrivati abbiamo delle dediche, giusto, certo, Giada? Allora, questo ce lo manda Luca. Luca di 4 anni ha disegnato Lord Carrion. Oh, che bello! A pennarello su un foglio quadretti. Cosa ci scrive? Allora, Luca ci scrive: per Gianni e Giada vi saluto infinitamente. Vi seguo sempre e aspetto un vostro saluto. Grazie. Ti salutiamo, grazie mille per averci iscritto e per averci mandato il disegno. Grazie mille. Poi Marco ci manda questo bellissimo disegno. Per me è un appassionato del Popolo del Vento. Anche perché secondo me. Ci regala Aeron e Lord Helios che combattono contro Xator. E dietro c'è la Torre degli Elementi. Che e carina. Anche lui ci ha lasciato una dedica. La leggo. Ciao, sono Marco, 4 anni, vi scrivo da Milano. Sono un grandissimo fan dei gormiti e guardo sempre il video di Gianni e Giada. Il mio personaggio preferito è Aeron e tutti i gormiti del vento. Vedi, avevamo indovinato. Spero farete vedere il mio disegno nel prossimo video. La mia mamma mi ha aiutato a scrivere queste email. Ciao, Marco e la sua mamma Mariangela. Che carino. Grazie. Comunque ringraziamo i genitori che aiutano i loro bambini a interagire con noi. Sì, davvero, grazie mille. Grazie. E poi c'è l'ultimo disegno. Sì, Fulvio ci regala questa Torre degli Elementi con un Darkan e il vortice di Voidus, no? Fantastico! E cosa ci scrive Fulvio? Fulvio ci scrive: buongiorno, vi invio il mio disegno, ho 6 anni e vorrei partecipare come pubblico in studio. Grazie, da Fulvio e papà Francesco, anche qui c'è il papà che l'ha aiutato. Lo sai che potrebbe essere una buona idea? Sì, ci pensiamo. Lo diremo alla produzione, magari riusciamo a fare qualcosa. Ma adesso è arrivato il momento di annunciare il fortunato vincitore del giveaway. Sei pronto? Ma sono sempre pronto, Giada, vai! The winner is... E il vincitore è... Gianmaria Cossu. Ti invitiamo a scrivere a info@giochipreziosi.it per avere tutte le informazioni per ricevere il tuo super gormitico premio. Bravo, 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 bravo. Ora Giada, è arrivato il momento di salutare tutti. Ma sì. Come facciamo a salutare tutti se non hai il tuo iPad? Aspetta un secondo. Eccoci qui per salutarvi. Vai, salutiamo Ciocino il Grande, Giuseppe Oglio, Pasquale, Domenico Marrapodi, Anto 777, Marco Triolo, Pradip Ponuera, spero di averlo detto giusto, e Laura Felici. Ciao. Bene amici, siamo proprio arrivati alla fine di questo episodio. Cosa devono fare? Innanzitutto spolliciare, mettere tantissimi commenti, Gianni, qui sotto, e secondo, e condividere il video, mi raccomando, che noi vi risponderemo. Gianni, cosa c'è? Qual è il motto del Gormiti Show? Il motto del Gormiti Show
è che le sorprese al gormitisce non finiscono mai. Giusto. Ma che c'entra ora? C'entra, c'entra. Guarda qua. No! Ma è una maglia... Ma è diversa dalla mia, ma guarda la scritta dei gormiti. È di colore verde. Ma Lord Carrion non è come lo conosco io. No. Giada, mi devi dare delle spiegazioni. Allora, questa è la maglia della seconda stagione dei gormiti. La produzione me l'ha data in anteprima. Scusami, perché te t'ha dato la maglietta a me, no? Produzione? Perché io non ho la maglietta nuova dei gormiti? Ma guarda Lord Carrion come è diventato. Sicuramente è più potente. E poi anche la scritta è totalmente diversa. Esatto. Ma devo assolutamente capire perché adesso Lord Carrion è diventato così. Ma Gianni, spiegamelo già, da ti prego. Gianni, stai tranquillo, stai calmo. Ho un'altra calmo. Sorpresa per te. Un'altra? Un'altra. Basta che chiudi gli occhi e apri le mani. Voglio sbirciare. No, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi e apri le mani. Gianni, apri gli occhi. No, wow, ma questo è sicuramente Lord Carrion. Esatto. E poi mi dici come mai si è trasformato così. Ma scusami, lui chi è? È un cattivo, è un lord, è un gormita. Adesso te lo presento. Lui è Lord Electrion. Te lo presento in anteprima mondiale. Lord Electrion? Sì. Ma non è che lui è un cattivo e quindi nella nuova stagione dei gormiti non c'è più Lord Voidus, ma è tornato lui e ha mandato via Lord Voidus o è arrivato... Ah no, sicuramente sarà il papà di Lord Voidus o il cugino. E sicuramente ha influenzato Lord Carrion e Lord Carrion è diventato un cattivo. Io adesso mi devo schierare dalla parte dei cattivi. Gianni, sicuramente. Ascoltami, l'unica cosa che posso dirti è che c'entra un'energia misteriosa chiamata Mecha. Ah, di cui ne sentiremo parlare molto presto. Quindi Lord Carrion non è diventato un cattivo, non lo so. Energia Mecha? Sì, energia Mecha. Energia Mecha, wow. E voi amici, che cosa pensate? Lord Carrion, perché si è trasformato così? E Lord Electrion, è buono o cattivo? E per quale motivo il logo dei gormiti è diventato verde? Fatecelo sapere nei commenti. Sì, scrivetelo qui sotto così ci aiutate a capire. Giada, senti, adesso salutiamo tutti i nostri amici, diamogli appuntamento al prossimo episodio perché io devo dirti una cosa, devo assolutamente scoprire. Allora amici, ci vediamo alla prossima puntata, mi raccomando, non dovete assolutamente mancare. Sicuramente Gianni, saluta almeno. Ciao amici, ciao. Perché sicuramente, guarda come è forte lui. Sì, adesso vediamo gli episodi e lo scopriamo. Guarda l'arcario, mi ha detto tutto dorato. Sì, è bellissimo, vero?